Torna la festa della Madonna del Rosario. Cosa rappresenta per la comunità e quali sono le iniziative in programma? La Madonna del Rosario è la patrona della comunità pastorale che raggruppa la parrocchia di San Nicolò, la parrocchia di San Carlo al Porto, di Malgrate, la parrocchia di Pescarenico e da qualche mese anche il Santuario della Vittoria. Ecco, è un segno di unità e un segno di unità ancora più grande perché la Madonna del Rosario è anche la protettrice della città di Lecco e domenica tradizionalmente è anche una delle feste della città di Lecco. E abbiamo deciso di celebrarlo, anzitutto con solennità. Quest'anno inizia il quinto anno qui a Lecco e da sempre abbiamo voluto solennizzare questa festa, perché abbiamo bisogno di fare festa. È un tempo molto difficile quello che stiamo attraversando, provato dalle conseguenze della pandemia, provato dalle conseguenze della guerra, dai cambiamenti climatici. Abbiamo veramente paura. Fare festa non vuol dire dimenticare i problemi, vuol dire riscoprire il bisogno che abbiamo di vivere. La festa è la celebrazione dell'amicizia, della famiglia, della cura del tempo per sé, della cura del senso della vita, della cura della spiritualità. Tanti sono gli appuntamenti. Partiamo sabato con l'inaugurazione dell'illuminazione del nuovo campanile. Appunto, la comunità ha un cuore, la Basilica di San Nicolò, il campanile la indica. Domenica 2 ottobre invece avremo la grande processione con la statua della Madonna dopo la messa solenne delle 17. E avremo poi un'anteprima cinematografica, martedì sera al Cinema Aquilone. Il cinema sui viaggi di Papa Francesco in viaggio alle ore 21 e tantissimi altri appuntamenti che trovate sul sito leccocentro.it. Diceva dell'illuminazione del campanile, un'opera importante che renderà il campanile bellissimo. Sì, i simboli hanno bisogno di essere visti. Purtroppo l'illuminazione del campanile è decaduta e praticamente nelle ore notturne, serali, non si vede niente. È un simbolo, i simboli hanno bisogno di parlare. Senza simboli non vivremmo. Lecco ha come simbolo appunto il campanile. Grazie alla collaborazione con Enel X, grazie alla collaborazione con Corrado Balsecchi, che è stato il motivatore e un grande alleato nostro per riuscire a realizzare questo progetto, andiamo a illuminarlo. E qualcuno dirà: ma è tempo questo di illuminare le cose col costo dell'energia? Paradossalmente sì, perché adesso per avere un campanile pressoché al buio spendevamo un sacco di energia elettrica. Questo nuovo intervento, oltre a renderlo totalmente illuminato, ci permetterà di spendere un quarto di energia elettrica rispetto a prima, e quindi ben venga questa illuminazione.